maledetto fantasma. Ti ho dato la caccia per 3 fottutissimi anni. Ti daranno l'ergastolo, Tom, se non la sedia elettrica. Tu non vuoi chi convalidava i biglietti, vuoi chi li distribuiva. Quindi è di questo che stiamo parlando. Tu mi stai offrendo Salieri. I libri del Don. Quelli rubati da Frank. Li ho io. Bastano per sbattere Salieri in cella e sono tuoi. A patto che accetti l'accordo. La mia famiglia. In cambio del Don. Riconosci qualcuno? Guarda bene. Quel vecchio è Don Peppone. I due ragazzi invece Morello e Salieri. Sì. Ok, li vedo. Deve essere del 20. Aprile. Matrimonio di Morello. Salieri era il testimone. Gesù. Due ragazzini. Ed erano già due sicari della banda di Peppone. Cos'è successo? Come siamo arrivati da una grande amicizia a Morello in un obitorio? Non saprei. Non sapevo fossero amici. Con le cose che non sai si potrebbe riempire un magazzino. Nel 22 Peppone è annegato giù al lago. E per non pestarsi piedi a vicenda, Salieri e Morello si sono divisi la città. Sì, conosco la storia, allora? La loro amicizia avrebbe dovuto funzionare, ma non è servita a nulla. Morto Morello, Salieri era entusiasta, convinto che avremmo controllato la città. A me bastava che la guerra fosse finita. Però poi ho pensato a questo. A cosa servivano i soldi di Morello se non erano bastati a proteggerlo da uno come me? Un tassista, per la miseria. Gli avevano garantito soltanto un grosso buco dritto dritto in fronte. Quel pensiero mi è frullato e rifrullato nella testa fino a che un giorno, guardandomi allo specchio, ho visto quel buco anche sulla mia fronte. Proprio qui. Ti asciughi le lacrime con una mazzetta di centoni. Non avrei certo rinunciato alla bella vita, lo so. Mi sono solo detto di stare più attento di Morello. Così non mi sarei ritrovato un giorno con la pistola di Poli o Sam alla mia testa. Il fatto è che non ci pensi mentre sei sulla strada, gallotti, che sbarchi il lunario. Quelli che hai accanto non sono solo compagni, sono fratelli. Anche lei ucciderebbe qualcuno per suo fratello, vero? Ma di notte te ne stai sveglio, nel letto, pensando a cosa si sono sussurrati lui e il Don. Chiedendoti se tuo fratello è avido abbastanza da tradirti.